Ciao a tutti, buongiorno da me, dalla lavatrice che probabilmente sentirete in sottofondo. Dopo qualche settimana di tregua torniamo alla locazione canonica per questa rubrica, ossia la mattina molto presto. E oggi recensiamo un gioco un po' vecchio, multipiattaforma, la cui versione principale è quella per PC, che è anche universalmente riconosciuta come la migliore, ossia il capostipite della saga di Dragon Age Origins. Se seguite questa rubrica sapete che ho già recensito Inquisition e non mi ha esaltato. Esiste un secondo capitolo di cui l'unica recensione possibile non parliamone neanche. Origins è stato invece il capitolo che mi è piaciuto molto, l'ho trovato veramente al limite del capolavoro. E anche per questo le mie aspettative per gli altri Dragon Age erano molto alte, forse anche per questo sono stato molto più severo di quanto sarei stato con altri giochi per Inquisition. Origins è un classico gioco di ruolo, riprende lo stile di Baldur's Gate, ossia abbiamo un personaggio principale, un party, vista diciamo isometrica, anche se in questo caso non è esattamente vero, siamo più 3D isometrica, pausa tattica durante i combattimenti, combattimenti in cui io scelgo l'opzione, scelgo il bersaglio, i combattimenti viene automatico, livelli, abilità, tutto quanto. Proprio quello che viene definito il gioco di ruolo puro su computer con tutti i limiti dell'accezione del termine. Origins non brilla di qualità grafica già per i suoi tempi. Fu molto criticato per quello. Fu molto anche criticato per i combattimenti, come li ho descritti io, che invece secondo me sono perfetti così come sono, perché vanno a supportare, cioè, quello che è l'impatto generale. Oltretutto, spesso io ho avuto l'impressione che i combattimenti fossero solo un rallentamento per raggiungere la seconda parte, la missione successiva, il pezzo di storia successiva. La storia principale non brilla di originalità, ma è davvero molto bella. Ha dei personaggi assolutamente carismatici, quello che manca in tutto il secondo e il terzo capitolo. Non solo, trasuda epicità da ogni poro, con vari finali possibili, in cui quello penso più canonico sia quello veramente epico. L'ultimo vero bel finale di BioWare, probabilmente. No, forse Mass Effect 2, che è uscito successivamente. È stato l'ultimo. Comunque, siamo lì, ce la giochiamo. Non solo, l'inizio già era strepitoso. Il gioco si chiama Origins, perché è possibile scegliere tra tre razze, ogni razza ha due rappresentanti. Ogni rappresentante ha la sua origine, che varia anche leggermente se maschio o femmina, quindi fino ad arrivare a 12 preludi, forse di più perché mi sono dimenticato i maghi, quindi una quantità smodata di preludi che differenziano il gioco in maniera tutto sommato abbastanza sostanziale. Il gioco poi ha dei momenti in cui durante gli accampamenti, durante i dialoghi dei personaggi, c'è un momento che uno dei personaggi si chiama Liliana, per cui è stato trattato peggio nei capitoli successivi, che canta una canzone e riesce a raggiungere con semplici 2 o 3 minuti dei momenti di poesia, di emozione. Quindi veramente è uno dei, secondo me, degli ultimi veri giochi di ruolo usciti per grandi case, Dio, ne sono usciti adesso di recenti, molti tramite finanziamenti da Kickstarter, l'ultimo viene in mente Tyranny di Obsidian, però quelli non li ho giocati, forse ho quello di Vidi di Origin Sin, ma non ho mai avuto occasione di giocarlo, quindi non posso giudicarlo in base a quelli, che comunque anche lì vanno a riprendere quello che era il concetto del gioco di ruolo puro, quindi se sono ben realizzati probabilmente rientrano in questo filone a pieno diritto. Ma per quanto riguarda le grandi case, per quanto riguarda i titoli AAA, si è sempre andato verso da quel momento in avanti si è avuto sempre una deriva action. Non sempre, questo è un difetto, intendiamoci.
Però se io parto con un gioco che lo compro, mi piace, mi esalta perché è un tipo di gioco, poi me lo cambio in maniera radicale in particolare a partire dal 2. Io dico sempre che lo chiamo sempre Dragon Age Effect, perché secondo me hanno voluto copiare molto le Mass Effect. Allora c'è qualcosa che non va. Infatti Dragon Age 2 aveva scontentato tutti. Col 3 si cerca di tornare alle origini, scusate per il gioco di parole, ma senza riuscirci completamente, perché quello che manca nel titolo è quello che ho già detto, e lasciatemi ribadire, è il punto forte del primo gioco, ossia è un gioco veramente, fottutamente, estremamente epico. Quindi il mio voto è 9,5, quindi molto alto, praticamente la soglia della perfezione. E detto questo, ci aggiorniamo alla prossima recensione. Ciao a tutti!